Ciao Anima. Namaste. Come in altri posti pubblicato, ti continuo a dire che i virus sono creati in laboratorio, sono immessi nel mondo per appunto far ammalare la popolazione, farli restare schiavi della medicina, dopodiché far fare i vaccini. Già avevo pubblicato questa cosa che ti sto per far vedere, qualche commento, quindi nei miei post vai a scrutare bene per capire determinate cose. Quindi guarda, come puoi vedere, questo è il brevetto del coronavirus. Era stato attaccato per questo, mi dicevano no, ci sono tanti tipi di coronavirus, è uguale, è sempre stato creato il padrone, dopodiché poi lo modificano e lo immettono nel mondo. Allora, guarda attentamente le date. È stato creato nel 2014. Ci ritroviamo fino a questo punto. Ora, guarda questo numero del brevetto. Puoi andare semplicemente a controllare tu su Google, inserendo appunto questo codice, e ti vai a spulciare tutto quanto, così ti informi da solo, perché non devi credere a me, non devi credere a nessun altro che a te stesso. Adesso ti faccio vedere un video con tantissime altre coincidenze. Continua a stare attento a queste date, in modo che capirai che siamo dentro un gioco, è un monopoli. Ti fanno stare a casa e tu giochi? Fai in modo che loro giochino con te? Bene, ti lascio questo video. Trump ha sospeso i fondi degli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti pensano che questa sia stata una decisione folle in un momento come questo, ma per quanto folle lo vogliono far apparire, c'è sempre una ratio dietro le decisioni importanti di Trump. Per capire quali potrebbero essere le ragioni dietro una scelta del genere, dobbiamo inquadrare nella giusta prospettiva alcune figure chiave. Partiamo da Anthony Fauci, l'immunologo della Task Force Governativa Americana per la lotta al Covid-19, un personaggio, secondo Trump, interno a quegli ambienti che proprio il Presidente degli Stati Uniti d'America, davanti a lui, in conferenza stampa sul coronavirus, ha definito del Deep State Department. Questo aneddoto è stato riportato addirittura da Repubblica in data 3 aprile del 2020. Bene, a gennaio del 2017, in qualità di direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, Fauci scriveva sulla sua rivista professionale quella che noi possiamo considerare una incredibile coincidenza. Scriveva infatti: non c'è dubbio che il nuovo presidente Trump si troverà ad affrontare una malattia infettiva a sorpresa durante la sua presidenza. Bene, questa è la stessa precisa previsione fatta già in passato da Bill Gates, che addirittura aveva organizzato una simulazione di una pandemia da coronavirus. Ora, è ovvio che la domanda nasca spontanea, ma queste erano previsioni, raccomandazioni o veri e propri avvertimenti minatori? Bill Gates, infatti, è il primo finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo gli Stati Uniti. In pratica, una fondazione privata finanzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità quasi quanto la principale potenza mondiale. Bene, il presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha precedentemente presieduto il Fondo Globale per la Lotta contro l'AIDS, di cui la fondazione di Bill e Melinda Gates era cofondatrice, e che si avvale di studi sull'HIV proprio di Anthony Fauci in qualità di capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
Non solo, Anthony Fauci è stato membro del direttivo del piano d'azione per il sviluppo dei vaccini creato dalla Bill e Melinda Gates Foundation. Come vedete, Fauci, Gates e l'Organizzazione Mondiale per la Sanità sono strettamente collegati. Allora è lecito pensare che Trump non sia impazzito, né abbia pensato di togliere fondi alla sanità in piena pandemia. Semplicemente Trump ha forse capito che stava finanziando un sistema che aveva degli scopi reali diversi da quelli dichiarati e soprattutto era un sistema a lui ostile. Quelle che vi ho raccontato sono soltanto tre delle coincidenze che io ho riportato nel mio nuovo libro, dove di coincidenze del genere ne sono riportate addirittura 31. Thank you.